Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con un nuovo video di Resident Evil 2. Quest'oggi giocheremo lo scenario del quarto sopravvissuto. Giocheremo infatti il minigioco di Tofu. Questo scenario l'ho sbloccato finendo il gioco 6 volte a livello normale, 3 volte lo scenario A e 3 volte il B, prendendo sempre come punteggio finale A, restando quindi sempre nella stessa partita, per esempio facendo Leon A, Claire B, poi di nuovo Leon A, Claire B e poi Leon A, Claire B, quindi 6 volte in totale prendendo ogni volta A. Io sto sempre giocando alla versione digitale del gioco, la versione americana DualShock di Resident Evil 2 della PlayStation 1 e la versione che si può trovare nello store della PlayStation 3. In questo minigioco faremo le stesse identiche cose di Hank, solo impersonando un altro personaggio, appunto Tofu, che è una parodia di Hank, è un formaggio giapponese messo al posto di Hank, ma con le sembianze del formaggio giapponese, appunto il tofu. Detto questo, direi di cominciare e carichiamo la partita. Resident Evil 2. Eccoci qui. Tofu, a differenza di Hank, è più resistente, può subire più colpi, ma non ha le armi, è armato solo di un coltello, quindi questa volta eviterò tutti i nemici. Iniziamo. Alpha team here. Mission accomplished. Roger. We'll rendezvous at the meeting point. Ecco, qui l'obiettivo è sempre arrivare al secondo piano della stazione di polizia, portando il virus G. E questo è il virus G, e dovremmo appunto portarlo sul tetto. Noi siamo armati solo del coltello, poi abbiamo due erbe verdi e una blu. Però io, appunto, come già detto, non eviterò tutti i nemici. Noi partiremo qui dalle fogne e dovremo arrivare fino al secondo piano. Quindi, iniziamo subito. Dirigiamoci verso la prima stanza. Allora, vediamo se riesco a evitarli tutti. Ok. Così, vediamo se riesco ad attirarli di qua. No, era rimasto troppo vicino al muro quel disgraziato. Questi invece devo fare lo slalom. Così. E li ho fregati. Tiè. Adesso qua in realtà mi fregano sempre i ragni perché mi avvelenano. Quindi se per caso dovesse succedere, voi ricaricate la partita e fatela di nuovo da capo, perché tanto siete all'inizio. Che poi non ha senso continuare, perché Tofu ha solo un'erba blu e quindi conviene non farsi avvelenare. Ok, questi sono facili da evitare. Adesso qui devo correre subito, devo cercare di evitarli. Ah, accidenti, per poco. Ti è andata bene. Così, facciamo così. Ok. Meno male che erano fermi. Così, facciamo lo slalom. C'è sempre sto maledetto che sta sempre attaccato. Guardalo. Sembra che abbia il padrone alle calcagna. A questi di solito non mi danno problemi, però a volte mi blocco qua. Ok,
Vediamo se... Ok, no, non è successo. Non è che fanno tutti questi danni, però. E guarda questo. Questi invece devo evitarli assolutamente. Non posso perdere tempo con il coltello. Uno. Wow! Succede raramente di evitarli tutti. Beh, qui dovrebbe essere semplice. Evitiamo questo, poi questo. Adesso questo qui lo attiro. Povero fesso. E adesso questa stanza è una di quelle che mi preoccupano di più. Se faccio così... Sì! Ah, è andata. Attimo di pace. Adesso qui devo assolutamente evitare di farmi avvelenare, che se no è un problema. Mettiamo questo. E uno è andato. È maledetto, ma mi frega sempre l'ultimo. Ecco qui, uno. Non serve evitare l'altro, no. Vabbè, va bene lo stesso. Infatti non sono mai riuscito a evitarli tutti e tre. Almeno uno mi ha sempre colpito. Oh, buono. Sono ancora in salute. Adesso qui ci sono le piante, queste le devo evitare in qualche modo. In genere se si attira il loro attacco poi... Ah, no. Maledetta, fastidio. Ma il problema è che qui è stretto. Ma no, ce l'avevo fatta. Che palle. Dai. Ok, è una. Vabbè, mi ha solo ferito. Tanto comunque Tofu è resistente, quindi posso stare anche sul giallo. Ecco, se fate così attirate il suo attacco, però è troppo stretto qua. Adesso queste altre due qui devo evitarle tirando pure il loro... Mettiamo subito il primo. Niente. Fastidiose. No, non andare di qua. Di qua. Ci manca solo che mi blocco con i comandi. Va bene, allora, curiamoci. Tanto mi hanno ferito un bel po'. Qui c'è il nostro amicone della stazione. Questo lo hanno arrestato perché spacciava le caramelle al limone. Causavano la carie, quindi l'hanno portato qua. Guardalo. È molto semplice da evitare. Questi qua invece devo evitarli, perché tanto con il coltello ci starei 10 ore. Ok, questi due li ho fregati. E qua vediamo se riesco a non farmi mordere. Sì, fin qua va bene. Questo... Forse sì, ce l'ho fatta. Buono. Adesso, questi qua io faccio così. Cammino piano piano, poi scappo via. No! Va bene, va bene. Va bene lo stesso. L'importante è che... Non vi fate colpire quando saltano, che vi possono staccare la testa. Adesso nel caso di Tofu non credo che possa succedere, però... Ah, buono. Nel caso mi avvelenassero ho una piantina blu, quindi sono a posto. Adesso queste devo attirarle e poi cercare di scappare. Così, ok. Infatti qua è più facile perché è più largo. Adesso devo fare la stessa cosa con questa. Via. No, non ti incastrare. Per miracolo non mi ha preso. Ok, adesso c'è la stanza più difficile, forse. Devo cercare di evitarli correndo subito. Via, 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 via. Ok, perfetto. Oh, non sempre mi riesce, però quando mi riesce mi dà parecchie soddisfazioni. Adesso qui però mi devo far mordere, per forza. Ottimo, va bene. Manca solo quest'ultima stanza. Qui c'è il boss finale. Curiamoci, va? Così non corro rischi.
Questo non è un problema, tanto mi colpirà, ma non importa. Ecco, mi ha detto non puoi passare. Io passo lo stesso, non ti frego. Alla faccia tua. La gente sopravvisse e riuscì a scappare con il virus G. Il virus finì così nelle mani dell'Umbrella. La fine di un incubo fu il preludio di un altro. Bene, e con questo abbiamo concluso il minigioco di Tofu. Io vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, e vi do appuntamento con i prossimi video sul canale. Alla prossima, ciao a tutti!